Caterina Iacono, il Movimento 5 Stelle, il gruppo territoriale dell'isola di Ischia, è qui con il senatore Orfeo Mazzella per ribadire il no all'autonomia differenziata. E eh sì, eh, ringrazio veramente tanto il. Il senatore Orfeo Mazzella, che è venuto a darci sostegno e supporto al nostro gruppo te territoriale qui sull'isola, e intanto perché stamattina abbiamo dato luogo anche noi a questa raccolta di firme per questa proposta di legge al nostro giudizio iniqua che non solo eh, da, potrebbe danneggiare il sud Italia ma anche il nord e poi soprattutto le tematiche sono state, che abbiamo affrontato con il nostro eh, amico, se senatore, sono importanti, Siamo, abbiamo ribadito il tema della della, della, del nostro, il nostro problema legato alla ricostruzione post terremoto, eh, la necessità di avere un ente a cui fare riferimento, la costituzione di un ente eh, praticamente che possa generare appunto un decreto ischia per poter avere noi del, un quadro normativo più, eh, di, di riferimento più qua, chiaro in, in mezzo a questo guazzabuglio di piani sbagliati che ci stanno arrivando dalla Regione Campania. E, e, e soprattutto praticamente avere noi dei, soprattutto i demiceleri, uh, de, delle risposte che fino adesso, a sette anni dal sisma e dalle alluvioni, non abbiamo avuto. Purtroppo Casamicciola è, 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 è un comune particolarmente provato, le amministrazioni che si sono succedute sono state davvero in, uh, inefficaci e oggi come oggi una vera risposta potrà avvenire solo... Se i cittadini, cioè noi, oggi qui a Casa Micciola, presso il Bar Unico, abbiamo ricevuto il nostro senatore Orfea Mazzella della Repubblica Italiana e sicuramente ci aspettiamo praticamente delle risposte concrete e efficaci. Noi cittadini del gruppo locale del Movimento 5 Stelle ci saremo sempre a sostegno di delle nostre istanze, delle di tutti i cittadini e faremo sempre il nostro meglio per la nostra comunità.